Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica, quindi siamo qui insieme per vedere la nuova decorazione che farò sulla mia agenda. Già qui puoi intravedere il nuovo tema che ho scelto. Mi sono già creata gli stickers, guarda che carini che sono. E ho scelto il tema piante grasse o cactus di Antonella Usai 3143. Come sempre ti ricordo che potrai trovarli su Pinterest, link diretto giù nell'info box e lì troverai tantissimi stickers pronti da stampare ed utilizzare. E ti metterò anche il link della carta adesiva che utilizzo io, con la quale mi trovo molto bene, la prendo su Amazon ed è veramente valida. E adesso direi di cominciare subito la decorazione dell'ultima settimana di aprile. Ed eccoci, allora questa è la nuova settimana che dovrò fare, ma voglio mostrarvi, eccole qui, la pagina nuvolette perché le ho continuate, anche se qui ne ho saltato una, ma devo vedere come decorarla questa, e mi piacciono tantissimo, stanno venendo proprio bene secondo me. E adesso la prima cosa da fare, come ogni volta, è ritagliare gli stickers. Ed eccoli qui, tutti belli tagliati. Adesso inizierò come sempre a fare le varie prove per capire come sistemarli e disporli al meglio e continuerò a spostarli finché non trovo una sequenza che mi piaccia. Come sempre però nascondo queste scritte. Adesso posso procedere, dopo aver capito come sistemarli, ad attaccarli. Ok, intanto attacco questi grandi, anche se questo. Tape, ne ho trovato uno perfetto con tutti i cactus, quindi utilizzerò questo. Così che mi piacciono tantissimo. Adesso inizio ad attaccarli. Ok.
dove metterli. Oh, questo qui ci starebbe molto carino secondo me. Un altro vorrei metterlo qui. E gli ultimi due potrei metterlo questo qui con il cuoricino, e questo qui mi rimarrebbe troppo poco spazio per scrivere, ma non credo, devo mettere qua così. Sì, mi sa che lo attaccherò in questo modo. Carina che è questa settimana con tutte queste piante grasse e cactus, mi piace tantissimo come è venuta. Ovviamente spero che piaccia tanto alla ragazza che l'ha proposto e che piaccia anche a voi. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevelo di mettermi un bel pollice in su per farmi sapere del vostro gradimento. Se non siete iscritte, vi ricordo di farlo. Giù nell'info box trovate vari link che vi possono risultare utili. Tra l'altro c'è anche la mia vetrina Amazon con tante cose di cancelleria che vi consiglio, che ho provato io stessa e con cui mi trovo molto bene. E niente, quindi questa è l'ultima settimana di aprile e devo dire che secondo me abbiamo concluso la decorazione in bellezza. Poi casomai qui metterò qualcos'altro e nella prossima decorazione vi farò vedere tutto aprile al completo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivedervi anche in un mio prossimo video. Ciao!